quinta giornata di gare al Pallaroma di Montesilvano per le Final Eight di calcio a 5. Nella giornata dell'Epifania il programma presenta un menù ricco e variegato che prende avvio dalla finale della Coppa regionale Under 17 che mette di fronte due realtà ormai consolidate nel settore di pertinenza che da anni tengono in seria considerazione la prospettiva di poter contare sulle proprie forze potendo beneficiare di ricambi creati tra le mura domestiche attraverso la cura costante dei rispettivi settori giovanili. Parliamo del Città di Chieti e della Vigor Lanciano in una sfida teoricamente equilibrata e che all'atto pratico confermerà tali asserzioni anche se nelle fasi d'avvio è il quintetto frentano ad avere più frecce al proprio arco con le iniziative dello scatenato Annibale, inizialmente fuori misura e alla quale fa seguito anche l'acuto di D'Alessandro con esiti analoghi. Staffilano, aiutato anche dal palo alla sua destra, deve impegnarsi poco dopo per arginare la conclusione ravvicinata dell'attivissimo Annibale, che poi si ripete poco dopo su palla inattiva, ma di Cristoforo appostato sul primo palo, allontana l'insidia e dà una grossa mano al proprio portiere. L'estremo frentano, che deve intervenire per dirottare a lato il temibile diagonale dalla destra di D'Angelo, deve capitolare pochi istanti dopo quando lo stesso D'Angelo invita Di Pasquale alla conclusione ravvicinata e il numero 10 Teatino non si fa pregare più di tanto per infilare il pallone in fondo al sacco, ma l'euforia del quintetto Teatino dura lo spazio di un battibaleno, visto che 30 secondi dopo la Vigor acciuffa il fulmineo pareggio con De Gori, che infila nel sacco approfittando dell'invitante suggerimento dalla destra dello scatenato Annibale e della mancata chiusura di Santarelli. Il Città di Chieti prova a tornare avanti con il tentativo di Ferrari che raccoglie un pallone vagante, ma da buona posizione spedisce a lato. I frentani tornano in cattedra e dopo gli affondi infruttuosi di Caporrella e Annibale, prima dell'intervallo arriva la rete del sorpasso lancianese, griffato da Caporrella che porta i suoi in paradiso, raccogliendo la verticalizzazione di Urbisci e infilando nel sacco dopo aver aggirato l'estremo rivale. Alla ripresa dei giochi Annibale prova ad incrementare il punteggio dei suoi ma senza riuscirvi, stessi intendimenti disattesi anche in rigorosa alternanza per i vari Crusafio, Caporrella, Di Cristofaro, Annibale e i teatini Ferrari e Cavallo, ma per un motivo o per un altro il punteggio rimane invariato e ancora favorevole alla Vigor. La truppa di mister Martelli ha la possibilità di incrementare il vantaggio al sedicesimo quando il signor Verardi di Vasto indica il dischetto dopo aver ravvisato l'intervento irregolare di Santarelli sull'irrefrenabile Annibale. Dal dischetto è lo stesso 10 lancianese a realizzare per il tris dei suoi, che sembra mettere il risultato al sicuro. Affermazione parzialmente veritiera, visto che il tempo a disposizione consente ai teatini di nutrire ancora qualche speranza, rinsaldata in effetti dalla loro seconda rete firmata da D'Angelo, che al 18° riapre i discorsi con una conclusione di prima intenzione a ridosso del palo alla sinistra di Staffilano. Ci pensa Martelli a ristabilire poco dopo il divario favorevole alla Vigor, infilando in rete con un esterno destro che sorprende Santarelli. Le emozioni non sono affatto terminate con il Città di Chieti ancora indomito e desideroso di tornare in gioco e in effetti dopo l'affondo insistente di Crusafio, annullato dalla provvidenziale chiusura di Caporrella, arriva la terza rete nero-verde firmata dallo stesso Crusafio che rimette tutto in discussione. La Vigor, che rischia sulla battuta di Stella, riesce in qualche modo a limitare i danni. Prima del triplice fischio registriamo un'occasione per parte con le conclusioni di Annibale e di Cristofaro che non variano ulteriormente il punteggio, favorevole infine alla Vigor Lanciano che si aggiudica la Coppa regionale Under 17. Orazio Martelli, il presidente della Vigor Lanciano, oggi ha ottenuto un grosso risultato con i suoi ragazzi, poi vincere contro una squadra di Chieti ha sempre il suo effetto. No, vabbè, al di là del campanilismo è chiaro che tra Lanciano e Chieti c'è sempre stata questa lotta. Quindi vabbè, al di là di questo devo fare i complimenti al Città di Chieti perché è stata una bellissima partita combattuta fino alla fine e fino all'ultimo secondo il portiere nostro è riuscito ad evitare il pareggio. Quindi sono molto felice perché comunque questo è il coronamento di tanti sacrifici da parte della società e per società intendo tutti i dirigenti e soprattutto gli allenatori che fanno gruppo e squadra con i ragazzi. La nostra è una società nata nel 2014 con scuola calcio, poi pian piano siamo arrivati 3 anni fa con la vittoria del campionato di C2 e quest'anno siamo di nuovo in C2 e il nostro progetto è quello di portare avanti i ragazzi
dalla scuola calcio fino ad arrivare alla massima squadra. Per noi è la C2, per adesso, non si sa mai. E quindi volevo ringraziare tutta la società, in particolare Mister Cavallo Cristian e Martelli Francesco, che sono loro che hanno guidato questi ragazzi. Chiaramente dietro questa vittoria c'è un lavoro da parte di Rodolfo Martelli, di Massimiliano Farfallini e di Raffaele Gargarella, che seguono la scuola calcio. E chiaramente io devo ringraziare un po' tutti, perché stiamo portando questi ragazzi dalla scuola calcio, addirittura abbiamo anche ragazzi che giocano in C2 che sono under 19. Quindi un grazie a mister Marcello Zulli, Nicola Sciolè, Lorenza De Angelis e Nicola De Angelis, che portano avanti questo progetto con me, con tanti sacrifici e soprattutto con la passione per questo sport, il futsal. Io sono molto contento di questa vittoria e spero che si possa portare avanti questo progetto fino a quando non si sa. Chiaramente adesso devo fare anche un ringraziamento particolare agli sponsor, in primis Claudio Di Gianni, che ci dà una mano soprattutto con sponsor, ma soprattutto perché segue molto i ragazzi anche lui, e abbiamo inculcato questa passione un po' a tutti i genitori, che li devo ringraziare perché sono venuti numerosi a sostenere i nostri ragazzi. Quindi grazie, forza Vigor, sottolineo Lanciano, grazie. Presidente Lavalle, solitamente siamo abituati a vederla trionfante in queste gare di coppe, adesso una piccola stecca. Eh sì Antonio, vabbè, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa, abbiamo perso poi la finale per il titolo, speriamo che quest'anno si inverte, perdiamo la Coppa e vinciamo il titolo, a parte gli scherzi. Vabbè, veramente va fatto un applauso a tutte e due le squadre, alla Vigor Lanciano dell'amico presidente Martelli, perché veramente anche loro, entrambe meritavano la Coppa, è stata veramente una bella partita. Ci ha detto un pochettino, siamo stati poco fortunati, mettiamola così, forse con un pizzico di fortuna in più il risultato potrebbe essere diverso, ma sono soddisfatto perché l'importante è che oggi ha vinto lo sport, ha vinto l'attività giovanile. Speriamo che questa coppa sia anche la coppa del ritornare alla normalità, perché ce n'è bisogno, questi ragazzi ne hanno bisogno, perché hanno perso troppo tempo per colpa di questo maledetto virus. Quindi contento per l'ambiente, per la festa e onore al Lanciano, perché hanno meritato di vincere come l'avremmo meritato anche noi, quindi un applauso a tutte e due. Ho fatto una battuta col presidente Martelli, in ambito calcistico vincere al cospetto del Chieti ha un gusto doppio e sarebbe stato così anche per voi, però forse nel calcio a 5 questa rivalità non c'è ancora. No, beh, la cosa che contraddistingue il calcio a 5 con il calcio è veramente il fair play, il riconoscere i meriti dell'avversario, l'avere il sorriso sulle labbra anche dopo una sconfitta, lo scambiarsi il 5 a fine partita. Quindi in questo il calcio deve tanto imparare da noi, quindi onore a Lanciano, onore pure al Chieti. Comunque c'è sempre spazio per festeggiare, perché per il Città di Chieti l'avventura continua con la prima squadra. Sì, adesso domani sera avremo il derby con i cugini del Minerva per staccare il pass per la finale. Sarà una gara difficilissima, complicata. Qualche settimana fa in campionato abbiamo perso lì con il Minerva la gara di campionato, quindi cercheremo sicuramente una pronta rivincita, perché vale doppia la vittoria. Quindi in bocca al lupo a noi e anche al Minerva, e grazie a te Antonio per il lavoro che fai.